Buongiorno, sono Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo, modifico Wikidata dal 2013 e sono tra i cofondatori del gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, un gruppo di bibliotecari e di utenti di Wikidata che si occupa di promuovere la conoscenza innanzitutto e l'uso di Wikidata presso Musei, Archivi e Biblioteche in Italia. Registro questo video nell'ambito della mia collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, l'INAP, collaborazione nella quale mi sono principalmente occupato di aggiungere a varie centinaia di elementi di Wikidata gli identificativi del catalogo della biblioteca dell'INAP per autori e concetti, al fine di migliorare in Wikidata la copertura delle persone censite in questo catalogo e dei concetti censiti in questo catalogo, e di migliorare l'interoperabilità appunto tra questo catalogo e Wikidata in un'ottica di linked open data. In questo video parlerò di Wikidata e dell'importanza di inserire in Wikidata corpora bibliografici coerenti. Ora, come è noto, Wikidata ha oltre 109 milioni di elementi e di questi più di 40 sono relativi a pubblicazioni, in larghissima parte articoli scientifici, in misura minore monografie o capitoli di miscellanee e altri tipi di pubblicazioni. Ora, mentre inserire in Wikidata singole pubblicazioni non ha un particolare interesse, ciò che è veramente interessante è inserire in Wikidata dei corpora bibliografici accomunati o da un medesimo tema, oppure da una stessa collocazione editoriale. Ad esempio, tutti i capitoli contenuti in una miscellanea, oppure tutti gli articoli editi in un certo numero di volumi di una rivista. Perché, avendo poi un corpus coerente, si può usare il query service di Wikidata per fare delle analisi approfondite su questi insiemi di pubblicazioni che appunto sono accomunati da un qualche criterio. In questo video parleremo in particolare di uno spoglio che è stato fatto in Wikidata di tutti i volumi attualmente pubblicati della rivista Sinapsi, pubblicata dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, ossia l'INAP. Questo è l'elemento Wikidata di Sinapsi che ci dà delle informazioni sulla rivista stessa, che è una rivista scientifica ad accesso aperto, fondata nel 2017, qui vediamo una copertina di un numero di Sinapsi, che ha un sottotitolo in italiano e in inglese e che ha una sede a Roma. Ha una serie di argomenti principali che qui vediamo indicati, appunto pubblicata dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, ha questo sito ufficiale e una licenza Creative Commons e poi è pubblicata ogni 4 mesi, indicizzata su ACNP e sul DOAJ e così via. Ha degli SSN, uno per il testo a stampa e uno per la pubblicazione online, eccetera. Ora, questi sono i dati strutturati che abbiamo riguardo a questa rivista. Per vedere quali sono gli articoli di questa rivista presenti in Wikidata, il metodo forse più semplice è usare lo strumento Puntano Qui, che mi mostra in generale tutti i link in ingresso a questo elemento. Ovviamente la grandissima parte dei link in ingresso saranno da articoli, quindi qui si può vedere, diciamo, in modo abbastanza semplice, anche se non precisissimo, gli articoli pubblicati su questa rivista. Un altro metodo consiste invece nell'utilizzare uno strumento un po' più raffinato, vale a dire Show Derived Statements, che è un gadget attivabile nelle preferenze che mi mostra specificamente soltanto, in questo caso, gli articoli appunto pubblicati su questa rivista sotto questa voce contiene opera o traccia. Per attivare Show Derived Statements bisogna avere un account, aver fatto il login
recarsi nelle preferenze, nella sezione accessori e attivare il gadget denominato Related Items. Questo è il gadget da attivare, quindi si mette una spunta e poi si salvano le preferenze. Un gadget molto utile per vedere appunto in modo più elaborato rispetto al puntano qui i link in ingresso verso un elemento. Bene, quindi appunto ovviamente un terzo metodo è quello di utilizzare una query tramite il query service di Wikidata per individuare appunto articoli pubblicati su questa rivista o eventualmente anche per fare ulteriori filtri su questi articoli, ad esempio solo gli articoli pubblicati in un certo anno, solo gli articoli che hanno un certo numero di pagine e così via. Mentre appunto il puntano qui o show derived statements non permettono di fare ulteriori selezioni. Possiamo visualizzare i dati contenuti in Wikidata rispetto agli articoli pubblicati in Synapsi anche tramite il principale strumento che consente di visualizzare i dati bibliografici contenuti in Wikidata, ossia Scolia. Ovviamente bisogna sempre ricordare che Scolia utilizza soltanto i dati presenti in Wikidata, che quindi sono in larga parte incompleti, e quindi appunto anche i risultati di Scolia sono per questo motivo incompleti. Al tempo stesso, diciamo, questo è anche una possibilità, cioè noi possiamo contribuire direttamente a migliorare i dati di Wikidata e quindi anche a migliorare ciò che Scolia visualizza, cosa che invece ad esempio non possiamo fare con altri database citazionali come ad esempio Scopus o Web of Science. Quindi appunto questa è la pagina di Scolia relativa alla rivista Synapsi e possiamo scorrerla. Innanzitutto mi mostra gli articoli pubblicati più recentemente. Qui si può vedere come in questa colonna alcuni articoli non abbiano nessun valore per gli autori. Questo vuol dire che semplicemente gli autori non sono ancora stati aggiunti a questi articoli. Ovviamente non vuol dire che questi articoli non abbiano autore o che gli autori non siano noti, semplicemente in Wikidata non sono ancora stati aggiunti e aggiungendoli poi compariranno in queste celle. Attualmente appunto Wikidata conosce 128 articoli pubblicati su Synapsi. Gli argomenti qui sono ordinati per numero di occorrenze, quello con più occorrenze attualmente è lavoro con 13. Anche in questo caso appunto possiamo ad esempio aggiungere agli articoli altri marcatori di argomento per rendere questa visualizzazione più precisa. Gli argomenti più frequenti nel tempo, idem, vediamo un grafico che ci mostra ad esempio come Covid emerga qui nel 2020, ma ovviamente è un grafico molto incompleto che può essere reso più completo semplicemente appunto aggiungendo altri marcatori di argomento in Wikidata. Poi abbiamo immagini di autori e attualmente l'unico autore con un'immagine è Sabino Cassese, ma se venissero caricate su Commons altre immagini di altri autori, qui comparirebbero altre immagini. Poi abbiamo gli autori che hanno pubblicato più articoli su questa rivista, perlomeno gli autori attualmente marcati in Wikidata che hanno pubblicato più articoli su questa rivista, in questa tabella, sono noti in tutto 50 autori che abbiamo pubblicato almeno un articolo su questa rivista. Il grafico dei coautori, anche questo è molto interessante, ovviamente anche molto incompleto, ma ci sono diciamo ampi spazi di miglioramento. I colori corrispondono al genere dei ricercatori, dove non c'è un colore definito, cioè dove il ricercatore è indicato in bianco, vuol dire che in Wikidata o non è indicato il genere o il genere è indicato senza un riferimento e quindi nel dubbio non viene colorato, non viene diciamo associato a un colore qui. Quindi per colorare i ricercatori attualmente in bianco serve o aggiungere un genere in Wikidata o aggiungere un riferimento al genere già presente.
si può vedere come non abbiamo citazioni, quindi Wikidata non conosce delle pubblicazioni che citino articoli pubblicati su Synapsi. Di questo parleremo più avanti, ma sicuramente appunto anche in questo caso c'è spazio di miglioramento. Gli articoli di Synapsi citano invece una sola entità, che sono gli INAP Working Papers, quindi appunto c'è un articolo di Synapsi che cita un INAP Working Paper evidentemente, ma anche in questo caso si può migliorare il dato di ciò che Synapsi cita, così come si può migliorare il dato di chi cita Synapsi, entrambi sono dati migliorabili in Wikidata. Distribuzione di genere, che anche in questo caso potrebbe essere più completa, ma attualmente appunto questi sono i dati presenti in Wikidata, sia tra gli autori, sia tra il numero di, quindi questi qui, il primo sono gli autori singoli, mentre il secondo sono gli autori contati una volta per ogni articolo che hanno pubblicato, quindi ovviamente il numero cresce, premi ricevuti dagli autori e basta. Ecco, questa è la pagina di Scolia relativa a Synapsi, pagina che ovviamente appunto si evolve e diventa mano a mano più completa secondo appunto la completezza dei dati presenti in Wikidata. Vediamo ora un esempio di articolo pubblicato su Synapsi per vedere come è descritto in Wikidata. Questo è il suo elemento, vediamo appunto il titolo dell'articolo qui come etichetta in italiano e in altre lingue, la descrizione molto semplicemente articolo scientifico in Synapsi o pubblicato in Synapsi come vediamo invece in inglese. Allora vediamo appunto istanze di articolo scientifico, il titolo con indicata la lingua che è l'italiano, l'autore che in questo caso è uno solo, l'anno di pubblicazione, l'URL dell'articolo e poi invece l'URL specifico del PDF, formato che è anche specificato appunto qui come qualificatore, la rivista in cui è stato pubblicato, Synapsi, volume della rivista, intervallo di pagine e questo è il numero della rivista, quindi appunto volume, numero e intervallo di pagine. Volendo si può aggiungere anche il numero di pagine, che non è attualmente indicato, che è comunque deducibile dall'intervallo di pagine ed è 14 con unità di misura pagina. E poi il DOI ovviamente. Ecco, questa è la descrizione di un articolo. Come si può vedere è molto semplice, quindi per aggiungere un altro articolo di un'altra rivista basta compilare tutti questi campi, si può prendere questo elemento come esempio e appunto compilare i vari campi. Che cosa manca in questo articolo oltre al numero di pagine che ho adesso aggiunto? Manca un marcatore di argomento che ad esempio io ora posso aggiungere. Questo articolo riguarda il neoliberismo, quindi posso aggiungere argomento principale neoliberismo e una volta che io abbia aggiunto questo argomento esso successivamente andrà ad apparire appunto nella visualizzazione di Scolia. Potrei anche aggiungere ad esempio quali sono le pubblicazioni che questo articolo cita, che è una cosa relativamente semplice perché mi basta consultare la sua bibliografia. Quindi appunto io posso aprire il PDF dell'articolo, scendere fino alla bibliografia che su Synapsi è in fondo all'articolo e ad esempio possiamo lavorare come esempio su la prima delle pubblicazioni citate. Allora, questo libro innanzitutto posso cercare se è già presente in Wikidata, cosa che non è affatto scontata, infatti non lo è, e quindi posso crearlo in Wikidata. Allora, crea un nuovo elemento, monografia di Nicola Acocella. Controlliamo che il nome dell'autore sia corretto. È corretto, perfetto. Quindi comincio a creare questo elemento
e innanzitutto aggiungo istanza di edizione, poi lingua, evidentemente l'inglese. Posso seguire anche appunto i suggerimenti che Wikidata mi dà per i vari dati bibliografici. La data di pubblicazione è il 2019. A questo punto aggiungiamo anche il titolo, che è non questo, ma quello che ho messo come etichetta, per cui titolo in inglese Rediscovering Economic Policy as a Discipline. L'autore è Nicola Acocella, ovviamente devo scegliere quello corretto tra i due, come si può vedere Wikidata svolge un importante ruolo nel disambiguare omonimi. E poi ancora ci manca, se non sbaglio, il luogo di pubblicazione e la casa editrice, quindi luogo di pubblicazione Cambridge e editore Cambridge University Press. E come si può vedere ho già tutti i dati bibliografici, mi manca solo un dato molto importante da aggiungere, cioè l'ISBN, che adesso andrò a reperire tramite Google. E penso che la cosa più facile sia reperirlo sul sito stesso dell'editore, dove peraltro il libro è citato con le maiuscole, cosa che probabilmente è più precisa, quindi metto le maiuscole nel titolo, visto che appunto il sito ufficiale dell'editore reca le maiuscole, ed ecco qui l'ISBN. Esiste anche un DOI, quindi meglio aggiungere sia l'ISBN sia il DOI, quindi ISBN 13 e poi il DOI. Posso aggiungere anche l'argomento della pubblicazione, che sarebbe Economic Policy, per avere appunto un marcatore di argomento, politica economica, eccolo qui. A questo punto, ecco, l'elemento della pubblicazione è completo e posso inserire il dato per cui l'articolo precedente, questo articolo qui, cita questo libro. E questa aggiunta, una volta che ho creato l'elemento della pubblicazione citata, è semplicissima. Basta che io aggiunga come proprietà cita e io so che questo articolo, il neoliberalismo, cita Rediscovering Economic Policy. Ecco, questo è il modo in cui si aggiunge una citazione. Ovviamente la parte più lunga è creare l'elemento della pubblicazione citata, ma una volta che appunto ho l'elemento della pubblicazione citata, aggiungere il link citazionale è estremamente semplice. Vorrei infine citare come esempio molto interessante di un inserimento che è già stato fatto su Wikidata di un corpus bibliografico di un certo peso quantitativo e coerente da un punto di vista tematico, questo inserimento che è stato fatto da parte del gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, dei dati sugli articoli pubblicati sulle principali riviste italiane di biblioteconomia. Questo progetto, che è tuttora in corso, è stato descritto in particolare in questo articolo, che è in open access e quindi può essere liberamente consultato. Scopo appunto di questo progetto è stato mettere in Wikidata i dati bibliografici relativi agli articoli pubblicati appunto su queste riviste, perlomeno appunto nelle annate che vedete qui considerate, il che non vuol dire che in realtà non ci sia interesse per ampliare anche il numero di annate considerato, sia verso, diciamo, il futuro, visto che ovviamente questo lavoro va mantenuto aggiornato, sia verso il passato, procedendo appunto a ritroso nello spoglio. E appunto qui si può vedere più ampiamente
le riviste che sono state censite in Wikidata o che sono in progetto per il futuro, come ad esempio queste, si può vedere che ancora non sono state censite, sono stati fatti anche dei laboratori appunto relativi a questo progetto. Ecco, una volta inseriti questi dati bibliografici in Wikidata, si possono fare delle statistiche molto interessanti relative a, a questi articoli, ad esempio appunto le riviste su cui sono stati pubblicati più articoli, i temi più frequenti per quanto riguarda gli articoli dell'una o dell'altra rivista, la distribuzione di genere degli autori degli articoli nelle varie riviste a confronto. Qui, come si può vedere, ci sono alcune query che mostrano possibili indagini su questo corpus bibliografico, ma ovviamente il numero di indagini che si possono fare è potenzialmente illimitato. L'unico limite appunto sono i dati inseriti. Chiaro è che se non abbiamo inserito i dati sugli articoli pubblicati in una certa annata, questi dati poi non compariranno nei risultati delle query. Però appunto l'inserimento di un corpus bibliografico coerente, che è anche l'occasione per censire in modo accurato gli autori di questi articoli e disambiguarli ad esempio da omonimi, un lavoro che è stato poi molto approfondito nel corso del tempo, come si può vedere anche dalla pagina di discussione del progetto, dove sono indicati vari autori per i quali è stato necessario un ulteriore controllo e spesso appunto la disambiguazione da omonimi precedentemente confusi. Questo lavoro appunto consente poi di avere dati bibliografici di qualità e appunto a disposizione di chiunque in Wikidata per indagini di ogni tipo, di carattere bibliometrico, anche se ovviamente per fare indagini di carattere propriamente bibliometrico serve avere anche in Wikidata uno spoglio delle citazioni reciproche tra questi articoli, o perlomeno indagini di carattere statistico, ad esempio appunto su aspetti demografici relativi agli autori degli articoli, sulla distribuzione tematica degli articoli tra le riviste nel corso del tempo, e appunto altre indagini statistiche che non sarebbero comunque facili da fare altrove, specialmente considerando che le grandi banche dati citazionali, ad esempio, tendono ad avere poche informazioni relative a pubblicazioni non in lingua inglese e soprattutto a non avere dei meccanismi efficaci di disambiguazione tra autori omonimi, cosa che invece appunto in Wikidata è oggetto di particolare cura, e nei casi ovviamente presenti di errore non ci sono limitazioni al fatto di intervenire direttamente e correggere le imprecisioni che appunto si trovano. Quindi, riassumendo, il lavoro che è stato fatto su Synapsi, lavoro che, come si può vedere, è ancora in corso, ad esempio ad alcuni articoli mancano ad aggiungere gli autori, molto spesso mancano ad aggiungere gli argomenti, e in ogni caso sarà un lavoro che dovrà essere portato avanti nel corso del tempo, però appunto questo lavoro dà, una volta svolto, un importante valore aggiunto rispetto alla possibilità di fare indagini su questi dati, indagini appunto di carattere sia bibliometrico, qualora siano disponibili dati citazionali, sia di carattere più generalmente statistico, appunto relativi agli autori, ai temi di questi articoli.